caro Mattia. Ciao Ross. Ciao. Sempre un promesso. Siamo di nuovo qua, ancora per parlare di RC Rally 2018. Esatto. Oggi però lo facciamo in modo leggermente diverso, perché andiamo ad affrontare quella che secondo me, non perché l'ho vinta 3-4 volte, ma secondo me è una super gara che si fa ormai da diversi anni a Verona. Spiegaci un po', Mattia, che cosa succede in fiera a Verona da ormai 5 anni. Al Model Expo di Verona, sempre il team Blocca Tutto con i suoi più fidati elementi, preparerà una pista da rallycross. Ti ricordi la data? 17-18 marzo. Segnatevi questa data, rallycross a Verona, all'interno della fiera dell'Expo Model. La più grande fiera di modellismo che abbiamo in Italia. Perché segnarsi questa data? Perché si correrà in una pista dedicata, stupenda. Terra fantastica. La particolarità è quella che vi spiegherà adesso Mattia. Esatto, modalità rallycross, è una categoria che sta prendendo piede, quindi noi la replichiamo con i nostri automodelli. La tipologia di macchine è la stessa, sempre divisa in tre categorie. Ci saranno tante manche, tutti si scontrano con tutti, manche da 3-4 minuti. In quel momento dovete vincere con quei 4-5 avversari che avete. Si prende un punteggio, tutti si scontrano con tutti, alla fine viene stilata una classifica con i vari punteggi che avete accumulato e si faranno le finali, finale A, B, C, D, E e via dicendo. È bello, è spettacolare, grandi colpi di scena, si può perdere all'ultima curva, come si può vincerla dalla prima, quindi non è scontato nulla. Vengono piloti un po' da tutta Italia, da Verona, ovviamente il gruppo nostro dell'Emilia Romagna è sempre presente, numeroso. Mentre sta parlando, la regia, Marco, se ci manda qualche immagine degli anni passati. Ecco, queste che state vedendo sono esattamente le edizioni passate. La cosa che subito fa impazzire e non capita tutte le domeniche è la gente. Guardate quanta gente c'è a vedere le nostre gare di RC Rally. Ragazzi, un'opportunità, la pista ve la faremo trovare più o meno in queste condizioni, la gente c'è, dovete solo recarvi 17-18 di marzo a Verona e stare 2 giorni con noi in compagnia. Poi io la sera magari vado a fare un tango, però quello lì è un altro discorso. Noi andiamo a fighe, che è meglio. Detto questo, e abbiamo già esagerato, ci vediamo a Verona o alla prima di campionato. Ciao bello. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Incredibile, non si può. Ormai ha preso il suo piede, parità. Il suo piede non si può sentire. Ha preso piede. Allora, come tutti gli anni a Verona? No, al tutti gli anni no, sono 4-5 anni, non tutti gli anni, non è da sempre. Da 5 anni da questa parte. Da 5 anni da questa parte?